Bentornato nel mio canale. Oggi è il fine settimana, 26 settembre 2021. Hai preparato un piano per le attività e riposati con la tua famiglia? Ti auguro una giornata interessante e goditi il fine settimana. Quali sono i tuoi segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oroscopo Vergine. Straordinariamente prodighi, ma per viaggiare si sa. Adorate viaggiare. Ma in questo periodo in cui il virus circola ancora, preferite farlo non in treno o aereo, ma con la vostra auto, fidandovi di voi stessi e della vostra abilità al volante. Guidare vi rilassa, specie se il paesaggio è vario e la meta piacevole è stavolta garantita dal doppio trigono della Luna e di Plutone lo sarà. Se però avete un'attività in proprio più remunerativa nel weekend, non state a guardare il trasformismo della palette autunnale, l'ammirerete un altro giorno, ora pensate alla cassa dal suono rassicurante ogni volta che l'aprite per incamerare bigliettoni. Così così la gola, se avete preso un acquazzone il bruciore è la normale conseguenza. In ogni caso depuratevi con una giornata a solo uva, oppure a succo di carota, ananas, kiwi, spazzini delle tossine. Risultato, pancia piatta e pelle di velluto. Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. L'autocritica spesso è necessaria e aiuta, questo è il momento di fare autocritica e trovare i punti deboli in noi per poterli gestire. Qualsiasi cosa intraprenderete avrà un discreto margine di successo. Sappiate qualificarvi al momento opportuno e seguite il vostro istinto. Una discreta dose di fortuna assiste i nati di domenica e giovedì, piccole entrate di denaro potrebbero rendervi perlomeno più sereni. Possibili discussioni con il partner per decisioni prese d'impulso e senza riflettere. È giunta l'ora di fare chiarezza nella vostra vita partendo dalle amicizie che state frequentando, forse non ve ne accorgete ma state rendendo difficile ogni cosa attraverso domande inutili. Oggi una persona si mostrerà carino e gentile con te, in fondo anche a te sta bene che si usi un po' di gentilezza nei tuoi confronti. Non badate alle critiche altrui. Andate avanti a testa alta e ignorate le malelingue. L'amore si fa aspettare. Voi non cercatelo con affanno perché potrebbe bussare al vostro cuore prima del previsto. Uno sguardo al passato è lecito ma girarsi troppo indietro in amore è come quel qualcuno che per guardare lo specchietto retrovisore non guarda la strada che gli si para davanti. Una corretta guida nella vita è il sale di ogni minestra. Oggi dovendo chiedere un chiarimento fate in modo che sia definitivo, sia che riguardi il lavoro sia l'amore. È inutile trascinare a lungo una situazione già compromessa da tempo. Il nervosismo che avete avvertito nei giorni trascorsi potrebbe farsi ancora vivo, siate più elastici e meno intransigenti con gli altri e, potendo, fatevi amici molti che pensate vi potrebbero aiutare. Ci sono tante opportunità in questo giorno che aspettano solo che siate in grado di portarle avanti. Alcune persone saranno incuriosite dal vostro stato d'animo. Non è da tutti i giorni vedervi così brillanti e attivi. Ottima la sfera sentimentale, che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro. È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. State per mettere un punto prima di concedervi quel riposo che meritate tanto, ma alcuni pianeti non vi danno ancora tregua, tallonandovi con impegni e programmazioni future. E mentre continuate a desiderare il relax e a soffrire un po', dovrete prestare attenzione a questioni familiari, che Nettuno contrario quest'oggi, vi pone, chiedendovi di non stare mai fermi, specie se appartenete alla terza decade. Il vostro carattere equilibrato sarà la chiave per trovare soluzioni a ogni disaccordo. Vi aspetta una giornata positiva. La vostra paura forse è quella di non riuscire a concretizzare i vostri progetti? Ma se non ci mettete il giusto impegno, sarà impossibile che le cose cambino. Cari Vergine, attenzione alle tensioni d'amore in questo fine settimana. Sul piano lavorativo il mese regala belle soddisfazioni. Siete andati anche troppo oltre, rispetto a quanto stabilito inizialmente. I vostri progetti sono riusciti ed ora non dovrete fare altro che incrementarli.
Tuttavia, cercate di dare il giusto valore anche alle relazioni personali, che avete tralasciato per realizzarvi personalmente. Questa sarà una buona giornata per recuperare qualcosa e per non dare per scontato la vicinanza incondizionata delle persone che vi sono accanto, specie quelle della vostra famiglia. Trigono di terra in gioco tra la Luna e Plutone, al terzo lato ci siete voi. Tutto bene quindi, nonostante Nettuno vi si opponga, ma questa ormai è storia vecchia. Nessun fastidio neppure da Giove e Saturno nella vostra sesta casa, magari la salute non sarà pimpante, ma nemmeno da buttare. Unico neo le spese esagerate rispetto al consueto, con Marte in seconda casa oggi mettendo mano al portafoglio preferite non pensare ai conti. Amore ed Eros, sereni e affettuosi con tutti, dagli umani al quattro zampe, non siete i tipi da smancerie, ma il vostro amore si misura dalle premure che riservate a chi vi è caro. Un po' più nervosi con i figli che battono continuamente cassa, non vorreste negare loro nulla, ma devono imparare che la felicità non sta nell'avere, piuttosto nell'essere. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrovare accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso. Venere vi apre il cuore, per vivere alla grande le esperienze sentimentali. Sia in coppia che single potrete contare su una notevole forza seduttiva, specie se siete nati nella seconda decade. Solo chi di voi nasce dal 10 al 14 di settembre sia prudente e non azzardi passi più lunghi della gamba. Nettuno contrario potrebbe riservarvi sorprese. Urano e Plutone con l'appoggio oggi di un bel Mercurio vi fanno da sponsor in imprese passionali grandiose. Lavoro e denaro, se avete da fare non vi scomponete pensando al calendario, soprattutto se dal vostro impegno derivano guadagni piuttosto interessanti. Il denaro oggi compare tra i leitmotiv della giornata, spendete parecchio ma per qualcosa di utile come l'abbonamento in palestra o un corso interessante che seguirete per tutto l'anno, oppure per riparare l'auto o addirittura andate a visionare un paio di autosaloni pensando di sostituire la vostra vecchia carretta con un'auto elettrica. Un favore al pianeta e uno ai vostri polmoni. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti. Mettete a disposizione la vostra saggezza verginea per risolvere una delicata controversia tra colleghi. Il sole in angolo armonico per il vostro segno è dall'intelligente bilancia. Valorizza le vostre virtù diplomatiche e vi fa rimettere armonia in ufficio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 del mese di agosto al 3 di settembre. Benessere, buona salute psicofisica, se di tanto in tanto un disturbo deciderà di manifestarsi, riguarderà labbra e gengive, magari un herpes, effetto della stanchezza, oppure un leggero mal di gola che non dovrà assolutamente mandarvi in paranoia. Non si tratta del virus maledetto, ma di uno sbalzo di temperatura. Se poi per lavoro, come insegnanti, conferenzieri, cantanti, usate molto la voce, inevitabile ritrovarsi afoni o afflitti da una fastidiosa raucedine, ma tutto finisce qui. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach. Per lei, che idea balzana spendere un sacco di soldi per acquistare un cucciolo di razza, quando il mondo è pieno di randagini bisognosi di amore. Pensateci. Per lui, paranoia del tradimento, strano in un uomo intelligente, razionale e controllato come voi. Fare illazioni assurde che vi sottraggono energia mettendovi di cattivo umore minacciano di rovinarvi il rapporto. Parlatene a cuore aperto con la vostra lei, la sua fedeltà e il suo amore si leggono nello sguardo, e allora dei vostri fantasmi potrete ridere insieme. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore,
sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.